aziende nei settori di ingegneria meccanica e informatica. La parte informatica è coordinata dal professor Stefanelli, che è studente di UNIFE. Io e altri 5 miei colleghi ci occupiamo di alcuni dei principali temi dell'informatica, tra cui appunto sistemi embedded, di cui mi occupo principalmente io, cloud computing, smartphone programming, maintenance e controllo remoto di apparati, VoIP e applicazioni web 2.0. Vi invito a consultare il nostro sito www.cetec.it e eventualmente gli studenti presenti che sono diciamo in prossimità di tesi, se vogliono contattare il professor Stefanelli o l'ingegner Cortonesi per alcuni progetti di tesi, probabilmente potrebbero diciamo passare da noi e sentire quali sono le possibilità per quanto riguarda tirocini e stage universitari. Oggi sono qui a presentarvi che cos'è e che cosa si può fare con Raspberry Pi. Raspberry Pi è un single board computer ARM, molto economico, delle dimensioni direi di una, come potete vedere, una carta di credito. È prodotto dalla Raspberry Pi Foundation, che è costituita principalmente dall'Università di Cambridge e da Broadcom, che è un'azienda produttrice di chip e compra componenti elettronici. Questa foundation non profit ha l'obiettivo di favorire l'acculturamento e la diffusione diciamo, di tutto ciò che riguarda l'apprendimento sulle scienze informatiche, quindi sulla programmazione, e punta su questa piccola scheda per appunto diffondere nelle scuole e negli istituti accademici il più possibile una piattaforma a basso costo, facile da programmare e permetta a chiunque di apprendere i rudimenti della programmazione. Visto l'obiettivo che si pone, il costo e anche le sue performance, la comunità open source ha accettato veramente con molto gradimento questa piattaforma. Infatti sono nati veramente in poco tempo tantissimi progetti che si basano su questa piattaforma e che appunto fanno capire quale sia anche il fermento che c'è dietro questa tipologia di soluzioni. Brevemente vi presenterò un po' le caratteristiche della scheda, distribuzioni software e strumenti di sviluppo disponibili, alcuni casi d'uso per diciamo, farvi venire voglia magari di provare a sperimentare questa piattaforma e un breve confronto con dispositivi analoghi presenti sul mercato. Allora, questo è un po' lo schema della scheda, è un po' vecchiotto in quanto la versione nuova non ha 256 MB di RAM ma 512. Questo è il chip Broadcom, che è il cuore della nostra scheda, comprende CPU, GPU e ARM. Qui possiamo vedere l'uscita video analogica, audio, porta USB, porta Ethernet, uscita video digitale, connessione di alimentazione, slot per SD card MMC per lo storage. Allora, questa scheda conta un ARM 11, diciamo una generazione leggermente precedente agli ultimi ARM che vedete su smartphone e tablet. Per darvi un'idea delle prestazioni siamo un iPhone 3G, un Kindle, Nintendo 3DS, vari smartphone di fascia media. La GPU è una prodotta con una VideoCore 4, che è il vero fiore all'occhiello di questa scheda. Per darvi un'idea, è più potente delle piattaforme Tegra 2 che diciamo, sono in commercio attualmente sui principali tablet e il doppio rispetto alla GPU presente sull'iPhone 4S. La versione nuova, purtroppo non è ancora quella vecchia, ha 512 MB di RAM, come abbiamo visto prima le varie uscite, pecca un po' la porta di rete, la 1100, purtroppo la connessione Ethernet viene fornita tramite una conversione USB 2.0, quindi da gigabit non era raggiungibile. Alimentazione tramite una porta micro USB, basta collegarla a un PC oppure a un alimentatore per cellulari. Porta di I.O. è presente una porta GPIO, che è questa qua. Tramite questa porta si
si ha un accesso diretto al processore per poterci collegare in dispositivi esterni, quale, non so, display LCD, convertitori analogico digitali, oppure ci sono alcuni pin liberi a cui ci si può interfacciare direttamente per collegare un po' di sensoristica o qualche cosa che si vuole utilizzare. Per quanto riguarda le licenze del software, il chip montato su questa scheda è uno dei pochi ad avere software ed hardware completamente open source, e sempre in quanto all'interno di un progetto educational anche gli schemi hardware sono stati resi completamente disponibili in modo tale da permettere un pieno e facile interfacciamento a questa scheda, in quanto tutte le specifiche sono assolutamente note, e risulta quindi facile costruire qualsiasi tipo di add-on, plugin, componente che si interfacci con questa scheda, in quanto appunto tutte quelle che sono le sue caratteristiche possono essere facilmente reperibili. Abbiamo appena detto che abbiamo comunque, non vi ho detto una cosa molto importante, il fatto che tutto questo costa solo $35. Ci sono due modelli, uno con la porta di rete e due USB che costano $35, uno senza porta di rete e con una sola USB che ne costa $25. Quindi ottima potenza dell'hardware rispetto al costo, ma cosa se ne facciamo se poi non possiamo usufruire di un software evoluto? In questo caso il problema non esiste, in quanto è possibile eseguire su questa tipologia di schede un sistema operativo Linux, facendo del boot da SDK, oppure con qualche configurazione facendo del boot da chiavetta USB, aumentando quindi anche le prestazioni. Sono disponibili diverse distribuzioni già pronte, compilate per Raspberry Pi, una versione particolare di Debian, Fedora, Arc, oppure alcune distribuzioni con diciamo uno scopo già predefinito, come Occidentalis, che è una distribuzione che contiene vari tool utili per diciamo, l'apprendimento e diciamo, per chi non sa muoversi molto nell'ambiente Linux. Tipicamente è molto semplice installare queste distribuzioni, chi le fornisce quasi sempre da un'immagine per SDK, basta ricomprimerla e con un tool come DT oppure qualsiasi altro software voi vogliate utilizzare, basta copiare l'immagine sulla scheda, inserirla in uno slot e funziona. Vengono messi a disposizione tutta una serie di utility per la configurazione della scheda, oppure si può fare direttamente da file per modificare un po' il comportamento dell'hardware. Ad esempio, è possibile definire se si vuole utilizzare l'uscita video e audio analogico, oppure se utilizzare l'uscita video audio digitale HDMI, oppure esistono modalità di tuning e overclock della scheda protette da garanzia che permettono addirittura di raggiungere prestazioni quasi doppie rispetto a come era la configurazione originaria della scheda, semplicemente modificando alcune variabili, alcuni parametri in questo file config.txt. Si può decidere come suddividere la memoria tra CPU e GPU, insomma, un po' il comportamento globale della scheda. Per chi non fosse soddisfatto, diciamo, di una distribuzione già pronta, che comunque, come sappiamo, contiene, cioè, può essere collegata a tanti repository di software molto completi, io vi faccio un esempio: se installerete la Debian, vi troverete il classico comando htdget install e potete installare tutti i software che volete. Ma se volete veramente costruire una distribuzione come volete voi, non so se alcuni di voi erano presenti, l'anno scorso sempre qui ho presentato il progetto Yocto. Il progetto Yocto vi permette di, partendo da BSP, quindi uno strato software che serve a diciamo, far funzionare l'hardware presente sulla scheda, a partire da questo vi permette di costruire tramite, adesso purtroppo l'immagine non è in alta qualità,
a livello grafico, cercando semplicemente i software e i pacchetti che desiderate installare, vi risolve tutte le dipendenze in automatico e vi genera già un'immagine da poter, come prima, copiare sulla schedina SD, inserire e effettuare i boot. Oltretutto, questo strumento vi mette a disposizione dei cross-compilatori, quindi uno strumento che vi permette di sviluppare software per Raspberry Pi sul vostro PC, compilarlo per architettura ARM, copiare, diciamo, i file compilati sulla scheda ed eseguire il programma che avete appena creato. Diciamo, un po' più ad alto livello vengono messi a disposizione strumenti, diciamo, per lo sviluppo generici o dedicati a alcune piattaforme. Un esempio è anche OpenAI, diciamo, un progetto appunto sviluppato da comunità che segue lo sviluppo delle librerie grafiche Qt. Questo mette a disposizione un ambiente di esecuzione già pronto per eseguire applicazioni Qt4 e Qt5, quindi al boot della scheda verrà immediatamente eseguita quella che è un'applicazione Qt4 o Qt5 che voi avete creato. L'altro sviluppatore viene messo a disposizione un SDK e un plugin per Qt Creator, che è l'IDE di riferimento per chi sviluppa applicazioni Qt, che vi permette, come nel caso precedente, di cross-compilare le applicazioni per Raspberry Pi e tramite il plugin fare il deploy diretto, quindi la copia sulla scheda e appunto l'esecuzione di questa applicazione in questo ambiente chiuso che eseguirà soltanto l'applicazione che avete creato o che ha creato qualcun altro, insomma, a seconda della situazione. Un altro tool interessante è un IDE web sviluppato da Adafruit. Questo IDE viene eseguito direttamente sulla scheda, ci si connette dal proprio PC tramite interfaccia web, permette la creazione di progetti in qualsiasi tipo di linguaggio, vi permette di scrivere codice e eseguirlo direttamente sulla scheda, restituendovi praticamente l'output dell'applicazione che avete generato. Questo IDE è direttamente collegato ad alcuni repository, in particolare Bitbucket, che vi permettono di tenere sotto versioning il codice che costruite sia in locale che in remoto. Questo è un po' uno screenshot dell'IDE, come potete vedere qui ci sono tutti i progetti che sono stati creati, un pulsante che vi permette in ogni momento di accedere al terminale direttamente sulla scheda, il pulsante RAM che esegue il codice che avete scritto e apre una finestra di pop-up con quello che è, diciamo, l'esito, il risultato di output dell'applicazione che avete creato. Nel caso ci sia un output grafico, probabilmente dovete ridirezionare la sessione grafica dalla scheda al vostro PC. Per farvi capire, questa applicazione permette veramente grande libertà a chiunque voglia sviluppare. Ovviamente potete sviluppare software C++ in quanto siamo su base Linux. Python è il linguaggio principe su cui è, diciamo, è nato lo sviluppo per Raspberry Pi, ne prende anche il nome, ma sono già stati fatti porting di, ad esempio, framework evoluti come Ruby on Rails oppure virtual machine complesse come la Java Virtual Machine. Ovviamente siamo su Linux, quindi come per citare lo stack Lambda, Linux Apache, MySQL, PHP, come per qualsiasi macchina Linux è veramente semplice poter installare tutti i pacchetti di software necessari e scrivere applicazioni di software di questo stack. Questo è un concetto molto importante, che secondo me è il motivo per cui sono stati aggiunti 256 MB alla scheda, cioè l'imminente rilascio di una versione di Android Script Semplice. Questo apre veramente molti scenari interessanti per chi sviluppa sia per dispositivi embedded che per Android. Innanzitutto la possibilità di creare veramente un tablet a basso costo, in quanto aggiungendoci un dispositivo touchscreen
e $30 della scheda si può già ottenere un target, oppure sfruttare progetti interessanti come Android Transporter, che permette veramente di clonare attraverso la rete un dispositivo Android, per esempio il vostro cellulare, può essere esattamente clonato sulla Raspberry Pi, collegato magari a un monitor esterno, a un tubo, quello che volete, e potete replicare le vostre interazioni esattamente su Raspberry Pi e verranno delle proposte sull'altro che avete collegato. Questa soluzione, Raspberry Pi, può essere anche un'alternativa a quello che può essere Google Nexus Q, cioè un po' un gestore di contenuti multimediali, quindi una sorta di media center per collegare tutti i dispositivi, per esempio della casa, PC, smartphone, eccetera, eccetera. Per gli sviluppatori cosa cambia? Cambia che Android permette di sviluppare interfacce touch veramente evolute e ha in poco tempo fornito una grande disponibilità di applicazioni sul suo market con cui potersi interfacciare oppure a cui potersi collegare, e fornisce meccanismi, strumenti di sviluppo, meccanismi di update semplici ed evoluti, cioè non mi curo più di dover pensare come aggiornare eventualmente la mia applicazione, tanto ci pensa comunque in aggiunta, per chi diciamo produce dispositivi embedded basati su Android, può cambiare, non basati su Android, può cambiare in questo modo il modello di business, cioè tutto ciò che concerne il creare una sorta di mercato per acquisti aggiuntivi legati alla nostra applicazione viene trattato già tutto all'interno di Google Play Store, cosa che prima magari era addirittura impensabile, perciò ci sono anche possibilità dal punto di vista del business per far bene con una piattaforma veramente a basso costo. Diciamo qualche piccolo caso d'uso, come dicevo all'inizio, Raspberry Pi nasce principalmente come piattaforma di learning da distribuire nelle scuole, visto il suo costo irrisorio. Vi consiglio questo progetto, Making Pi, sono 12 lezioni fatte dall'Università di Cambridge che insegnano a sviluppare sia sistema operativo che applicazioni per sistema operativo Linux su Raspberry Pi. Sono liberamente scaricabili dal web, potete vederle, potete consultarle quando volete. Un altro progetto interessante è Rubus, una sorta di classroom in a box, quindi un ambiente che permette di imparare tutto ciò che riguarda la programmazione Linux senza dover accedere a nessun'altra fonte esterna, in quanto è rappresentata praticamente una distribuzione Linux molto leggera con tutta una serie di tutorial già installati, documentazione, software per la compilazione, interpreti, qualsiasi impatto, eccetera. Comunque tutta una serie di progetti riguardanti l'education potete trovarli sulla pagina dedicata della wiki di Raspberry Pi. Diciamo forse l'utilizzo più meglio sfruttato di questa piattaforma è quello del multimedia entertainment. Come avevo detto all'inizio, la sua CPU è veramente molto performante, perciò è possibile trasformare questa piccola scheda Center, ad esempio con Raspberry PC o con Elec. Io stesso faccio uso a casa, uso come media center per video audio che ho su storage remoto, può essere utilizzato come internet radio, oppure stanno nascendo molti progetti, come vedete nella figura, di remake di vecchie console come può essere il Game Boy oppure addirittura il Nintendo 3DS. Una sorta di emulatore di queste vecchie console. Sono già presenti disponibili librerie per l'interfacciamento, ad esempio con Alvivo prodotti dalla Lego, oppure con dispositivi di controllo come Kinect e Remote. Pensate ad esempio a chi, chi non fa videogiochi, poter sviluppare un gioco su una piattaforma e venderla a un prezzo così basso, magari controllata da un dispositivo come Kinect
un'idea veramente innovativa, oppure per chi di voi insomma, è più giovane, magari gioca online con gli amici, e poter portare questa scheda invece che la propria console a casa di amici per fare una party potrebbe essere un utilizzo veramente interessante. Data la presenza, come dicevo all'inizio, di porte GPIO, questa piattaforma si è ottimale anche per l'interfacciamento con qualsiasi tipo di sensoristica esterna. Esistono librerie di alto livello per interfacciarsi con le porte GPIO e acquisire la sensoristica esterna. Questa che vi segnalo, WirePy, è in Python, ma esiste anche una Gemini Ruby GPIO. Oppure esistono progetti già abbastanza avanzati per ad esempio l'automation, come questo DDP che diciamo è rappresentato da un server che gira sulla nostra Raspberry Pi, con un'interfaccia web oppure mobile, e tramite i protocolli standard utilizzati dai produttori dei dispositivi di automation, pensate alle porte, illuminazione, finestre, caricatori, vi permette di controllare da remoto il vostro hardware di casa sostanzialmente. Oppure un altro progetto come Motion che permette di creare un hardware veramente di basso costo un sistema di videosorveglianza con collegandolo a delle webcam IP con un software integrato di motion detection, quindi diciamo, sensori di movimento. E qui, come dicevo, la fantasia degli sviluppatori è veramente importante, si può fare veramente di tutto con questa piattaforma. Vi porto un esempio un po' particolare, che sono stati sviluppati questi due progetti. BrewPy è un sistema che controlla un sistema di fermentazione per birra, quindi ha un monitoraggio tramite un pannello web di tutto quello che è l'andamento del processo di fermentazione della birra. Oppure MochaPy, che come vedete dall'immagine utilizza la macchina per fare caffè, quindi volendo si può fare veramente di tutto, basta avere un'idea un po' innovativa. Diciamo, piattaforme sul mercato simili a Raspberry Pi ce ne sono, a mio parere Raspberry Pi argomento leggermente superiore, vi spiego perché. Ad esempio Arduino, per chi non la conoscesse, è una piattaforma hardware software open source indicata principalmente alla prototipazione, quindi alla costruzione di una sorta di prototipo grazie al suo diciamo, meccanismo modulare di aggiunta di componenti che si vogliono integrare nella scheda. Il suo svantaggio qual è però? È molto diffusa, ci sono molti progetti già in atto su base Arduino, però al momento vedremo l'evoluzione della nuova versione Arduino 2, non supporta sistemi operativi evoluti come Linux, ma solo sistemi operativi un po' più diciamo, limitati e ristretti, e quindi non permette la flessibilità software che garantisce invece Linux su Raspberry Pi. Piattaforma invece ARM, abbastanza vicina a Raspberry Pi, o anche più potenti, purtroppo risultano ancora forse un po' più indietro per quanto riguarda l'aspetto che dietro l'open open source c'è una community. La community ha da subito accolto Raspberry Pi in maniera veramente gradita, perciò si è sviluppato tanto per Raspberry Pi, forse e meno per altre piattaforme, perciò da quel punto di vista lì forse è ancora preferibile Raspberry Pi, che oltretutto costa anche di meno rispetto a queste altre schede. In conclusione, cosa possiamo dire? Che Raspberry Pi mette in evidenza quella che è la maturità di soluzioni a Linux su base ARM. Ci sono già distribuzioni pronte, ci sono software pronti che girano con prestazioni decenti rispetto appunto all'ARM di cui stiamo parlando, e soprattutto c'è una grande comunità open source che ci lavora dietro, che grazie appunto alla disponibilità driver e schemi hardware, in poco tempo può costruire veramente un ampio spettro di soluzioni software. Questo può mettere un po' una pulce nell'orecchio per il futuro,
futuro essere una buona base per l'industrial automation in sostituzione di PLC di controllo che viene fatto oggi da PLC, che sono dispositivi robusti, che fanno bene quello che devono fare, però sono molto costosi e tipicamente poco flessibili dal punto di vista del software, quindi ha tutto vantaggio di una piattaforma più aperta e libera come quella della Linux. Qui vi cito due o tre siti da cui poter acquistare Raspberry Pi. Io personalmente l'ho presa da LM14, la mia interessa online, da Food, comunque nascono ogni giorno nuovi siti per poter acquistare questa scheda e tutta una serie, diciamo, di add-on e kit per iniziare a fare queste cose e fare un po' di pratica con la Raspberry Pi. Ho di includere due canali YouTube per chi volesse imparare qualche cosa sulla scheda, Raspberry Pi Beginners, Raspberry Pi Tutorials, le due principali pagine wiki di Raspberry Pi. C'è un libro molto interessante, Raspberry Pi User Guide, che vi presenta per filo e per segno tutto ciò che diciamo, costituisce la nostra scheda, e per chi volesse iniziare un progettino carino, RaskControl, è una piccola pannello interfaccia web che vi permette da remoto di controllare la vostra scheda. Potrebbe essere un buon punto di partenza per intanto capire un po' come funziona la scheda e anche meccanismi di interfacciamento con questo. Io ho finito, se ci sono domande. Grazie Giovanni, è stato un talk molto interessante.